Allora, oggi che cosa prepariamo insieme? Una cosa che io adoro tantissimo è questo, il muscolo di vitello. Fatto come? Fatto arrosto in forno, buonissimo. Allora, e questa qua è la parte della carne che sta anche sui ossobuchi, quindi avete capito che consistenza, quando questo lo stracuoci bene bene è fantastico. Guardate che bello. Fresco, bellissimo, non costa tantissimo, è una carne che si può comprare di vitello, questo qui che è fantastico. Poi abbiamo sedano, cipolla, carote, limone, importante, burro e rosmarino, sale e pepe e un po' di olio. Quindi che cosa facciamo? Io prima di tutto lo devo insaporire bene. Quindi io che faccio? A casa mia si fa così, nel senso se si prende il muscolo, si fanno delle incisioni. Così, e poi si prende l'aglio, perché così si insaporisce bene. Mamma lo fa così, non so a casa vostra come lo fate, però questo è meraviglioso. Quindi aglio, non dappertutto, poi sale, lo massaggiamo un bel po'. Intanto io che ho fatto? C'ho qui su un po' di brodo vegetale che ho messo su, metto anche il sale qui dentro i buchetti. Così, pepe sempre macinato al momento, e questo è diciamo che è pronto. Poi che facciamo? Io qui preferisco una quantità superiore di sedano, quindi che faccio? Taglio il sedano, quindi faccio così, grossolano in questa maniera, che questo fa un bel fondo qua. Okay. Poi un pezzetto di burro ce lo mettiamo qui, che il burro dà morbidezza a questa carne. Okay. Poi l'olio un pochino ce lo mettiamo, l'amico mio Franci, eccolo qua, toscano, vai. Poi le carote, quindi carota così, sempre grossolana, che fa così un po' da basetta così, questo si adagia bene, sta tranquillo, sereno. Poi porro che dà la giusta dolcezza, così, eccoci qua, perfetto. E poi un pezzettino di cipolla, così. Allora, poi il rosmarino un po' lo metto qua sotto, ok, e poi metto qua anche un po' di sale. Bello, così, massaggiatelo, massaggiatelo, poverino, c'ha bisogno questo. Allora, si può anche legare, se volete fare la fettina un pochino più giusta, perfetta, per questo qui che fa dopo un po', si comincia un po' a ricciare, ok? Poi, olio, ma da quant'è che non fate un arrostino così? Ma che bontà, ma che meraviglia. Poi, importante, e lo capirete, se lo farete lo capirete il perché. Il limone per me è fondamentale su questa ricetta, almeno per me, che dà una freschezza stupenda. Poi, altro rosmarino sopra, così. Guardate che bello, guardate che bello, già è bello così, già è bello così. Poi, brodo, metto. Quindi guardate, tutti gli avanzi, le teste del sedano, un pezzetto di cipolla rossa che c'avevo, il pezzettino di porro, la parte verde, ecco qua. Poi questa carta alluminio che uso pochissimo io, per dire la verità. Quindi che cosa facciamo? Un effetto che all'inizio che cosa succede? È tutto quanto molto è chiuso, quindi c'è molto vapore, è molto bagnato e va benissimo. Poi dopo lo scopriremo. Adesso faremo una cottura di circa 2 ore, così a 180 gradi, chiuso, così non si asciuga. E se volete, in queste 2 ore, giratelo, coccolato un pochettino, date una carezza, un bacetto, ci sta bene. Ci vediamo fra un paio di ore. Sono passate 2 ore, vediamo un attimino cosa succede, oltre agli occhiali e a pannare. Scopro
scopro, ok? Scopro. Venite a vedere. Sarà morbido? Bah, non lo so. Boh, non lo so. Ma sarà morbido, morbido? Bah, non lo so. Guardate qua, che spettacolo. Adesso ci diamo una bella colorita, perché accendo il grill, così lo faccio bello colorito, che è già bello colorito, guardate che bello. Vado, ventilato, però vuoi pure soltanto grill, va bene lo stesso, e lo metto a 200 gradi. Do una piccola bagnata così con il cucchiaio, la salsa, che già ho fatto prima, guardate così, guardate, in questa maniera. Ok, guardate che robetta, mamma mia. E facciamo così, asciugare questo brodino. Eccolo qua. Una mezz'oretta e siamo pronti. Pronti, 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 pronti. Spingiamo tutto. Allora, guardate qua la meraviglia. Qua, mettiamo qua e siete meglio. Bello, colorito come piace a me. Allora, l'andiamo subito a assaggiare. Guardate qui. Non vedevo l'ora. Vediamo un po'. No, ragazzi, no. Questo dovremmo farlo un po' raffreddare. Guardate qua, ma si è sciolto qua. Guarda qua. Ma che roba è? Mamma mia. Ma col cucchiaio si sono mangiati. Poi, piattino. Allora, mamma mia, che bontà, che bontà, è abbastanza fumante, buonissimo. Poi, allora, questo qua, se volete, possiamo fare una cosa, lo frullate, levate l'aglio e potete fare la salsetta, o se no, levate tutte le verdure e usate soltanto questo fondino. Mamma mia, cioè mi sembra sta a casa di mamma la domenica. Guardate che robetta. Mamma mia, adesso io non lo so voi, sarà morbido? Sarà buono? Mamma. Non lo so, poi lo decidiamo. Mamma mia ragazzi, che bontà. Sempre lo stesso motto, semplice, economico, ma tanto buono. Buon appetito, mi raccomando, e condividete queste ricette, mi raccomando. Ciao a tutti quanti. Buone, buono, buono, buono da morire.